Questa è la situazione nel pomeriggio appena trascorso. Sulla sinistra vediamo una nuova perturbazione che raggiungerà l'Italia mercoledì. Sul lato destro le nubi anche temporalesche che hanno interessato i settori orientali e meridionali della nostra penisola. Ed ora un po' di statistica con la distribuzione media dei temporali nel prossimo mese di agosto. Vedete, i puntini sono più densi sulle regioni settentrionali. Vi sono infatti qui due zone. La prima di queste zone la troviamo a nord-est, nel Friuli, nel Triveneto. La seconda, più spostata a sinistra, a Milano e subito a sud di Milano, in pratica al confine tra il Piemonte e la Lombardia. Andando ancora più in basso, vediamo altre due zone. La prima, che interessa l'Appennino centro-settentrionale, la seconda, un'area molto ristretta, sull'Appennino lucano. Temporali che si verificano soprattutto nella terza decade del mese. E veniamo adesso senz'altro alle previsioni valide come sempre per le prossime 24 ore. Inizialmente avremo condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, in quanto dovrebbero scomparire anche i residui annuvolamenti sulle regioni meridionali della penisola. Nel corso della giornata la nuvolosità si svilupperà soprattutto sulle zone alpine, prealpine, centro-occidentali, con qualche precipitazione anche sulla Sardegna, che si andrà poi intensificando, in particolare sulla Val d'Aosta e sul Piemonte, con locali piogge. Primi sintomi della nuova perturbazione in arrivo. Per le temperature, minime senza particolari variazioni, con valori compresi tra i 14 gradi di Potenza ed Aosta e i 22 di Genova. A Perugia troviamo le massime più elevate, 33 gradi, stesso valore anche a Firenze, infatti a Bologna. Un gradino sotto, 32 gradi, per Bolzano, Milano, Roma ed Ancona. Il quadro successivo ci fa vedere un'attenuazione dei venti, resteranno rinforzi da nord solo sulla Puglia e sullo Ionio, poi sul versante Ligure tenderanno ad orientarsi da sud-ovest, tra i mari mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, poco mossi invece gli altri mari.